Si sta conoscendo Stefano sempre di più per la persona che era. Stefano Cucchi, mio fratello, non era un numero, era un essere umano con un suo vissuto, con i suoi affetti, un essere umano del quale in quei sei giorni del suo calvario, della sua detenzione, sono stati calpestati ed ignorati tutti i diritti. Finalmente, dopo tanto tempo, sento di poter pensare a Stefano senza il bisogno di chiedergli scusa per quello che gli sto facendo, e cioè sottoporlo ad un processo a se stesso. Se immagino mio fratello oggi, quasi quasi me lo immagino con un sorriso. Questo film deve far riflettere. I diritti umani non sono mai e per nessun motivo sacrificabili. Finalmente si sta parlando di Stefano oltre il caso Cucchi. Si sta conoscendo Stefano sempre di più per la persona che era. Stefano Cucchi, mio fratello, non era un numero, era un essere umano con un suo vissuto, con i suoi affetti. Un essere umano del quale in quei sei giorni del suo calvario, della sua detenzione, sono stati calpestati ed ignorati tutti i diritti. Ed è morto come un ultimo tra gli ultimi. È morto da solo come un cane e letteralmente di dolore. Soprattutto è morto nel disinteresse generale di tutti coloro che a vario titolo in quei sei giorni hanno avuto a che fare con lui. Del ministro Salvini ho apprezzato particolarmente le sue parole circa il fatto che se chi sbaglia indossa una divisa deve pagare il doppio rispetto agli altri. Ecco, effettivamente così deve essere. Il nostro non è il partito antipolizia e noi non andiamo in giro dicendo che i poliziotti sono tutti dei picchiatori, tutt'altro. Noi abbiamo pieno rispetto delle istituzioni e delle forze dell'ordine, l'abbiamo ampiamente dimostrato in tutte le maniere. La sensazione di solitudine, di essere così piccoli di fronte a qualcosa talmente tanto più grande di noi, di uno Stato nel quale hai creduto, che d'improvviso non solo ti abbandona ma addirittura diventa il tuo peggior nemico. Paradossalmente la persona che io ritengo tra i principali, se non il principale responsabile di tutti questi 9 anni di processi sbagliati sulla pelle della mia famiglia, mi fa causa. Che dire, abbiamo le spalle larghe. Sicuramente siamo in un momento molto delicato dal punto di vista giudiziario, molto importante, nel quale finalmente non si fa più il processo a Stefano, nel quale si parla di violentissimo pestaggio, quello che per anni ed anni è stato in tutte le maniere, anche le più bizzarre, negato nelle aule di tribunale. E soprattutto sul banco degli imputati ci sono i veri responsabili per la morte di mio fratello e per quel violentissimo pestaggio, coloro che per anni si sono nascosti dietro quella divisa e hanno consentito che qualcun altro affrontasse dei processi al posto loro e dei loro colleghi. Io mi rendo conto che, diciamo, le persone coinvolte sono davvero molto spaventate, perché adesso siamo alla resa dei conti. Il quadro che sta emergendo è ancora peggiore, se possibile, di quello che avevo immaginato. Sì, quel violentissimo pestaggio, ogni volta che ci penso, che penso a mio fratello in quella circostanza, in quei momenti drammatici, fa male, male che non riesco neanche a descriverlo. Però poi c'è stato anche dell'altro. Ci sono stati superiori di queste persone che fin da subito sapevano tutto ciò che era successo, e anziché fare la cosa che sarebbe stata la più giusta, la più logica, e quindi battersi al fianco di questa famiglia, hanno deciso che era il caso di nascondere tutto, di mettere a tacere.